Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi voglio parlarvi di sopracciglia. Sopracciglia! Senza siamo così o siamo così? Cioè, perché anche la gente più bella senza sopracciglia sembriamo dei mostri. Comunque, prima di farvi il video tutorial come faccio io le sopracciglia, volevo confessarvi che io ricordo, avevo 5-6 anni. La mia sorella più grande, la simpatica, mi ha portato in bagno e mi ha tolto via un sopracciglia. Mi ha tolto via questo. Infatti, questo qua è completamente diverso da questo. Questo è più bellino. Questo ha quello sfigato, quindi cerco sempre di farle assomigliare il più possibile, perché tanto credo che tutti abbiamo comunque metà del viso, metà del corpo, una diversa dall'altra. Comunque, questo qua non è stata dalla nascita, ma è stata un regalo da mia sorella che riporterò con me per il resto della vita. Ciao Nan, simpatica, grazie. Comunque, come sapete, la forma di sopracciglia varia da una persona all'altra, varia da un viso all'altro. Comunque, io più o meno ce l'ho sempre avuti così, più o meno ce l'avevo anche più rotonde, adesso cerco di farla a punta più in alto. Comunque, nel video tutorial vi farò vedere come disegnarle bene, come farle bene fatte in casa. Per le persone che non sono capaci, ovviamente vi consiglio di andare un estetista prima di fare dei disastri, come queste persone, questa, questa, questa e questa. Quelle che hanno avuto un'idea fantastica di farsi sopracciglia a casa, oppure hanno avuto l'idea di dire: oh, che figa che sono! Li faccio così, sono unica, sono diversa. Auguri. Comunque, mi fanno troppo ridere. Comunque, ci sono tantissime tecniche per fare sopracciglia. Vi ho cercato alcuni. Adesso invece vi lascio al video tutorial mio come faccio i miei sopracciglia a casa. Thank you.
vedete come tratto io i miei sopracciglia? Io le faccio una volta ogni tanto, quando proprio mi crescono tanto, perché proprio li faccio bene. E se mi crescono qualche pelino da qualche parte, se ho una serata o una uscita, cerco di toglierli via. Però non è che sempre mi capita. Comunque, quali sono i prodotti che utilizzo per disegnarmi i sopracciglia? Allora, ultimamente io sto usando questo, diventato piccolino. Questo qua di Essence. Costa solo 1,80 euro, qualcosa del genere, non mi ricordo il prezzo preciso, lo cercherò. Fantastico, mi dura tutto il giorno, non faccio assolutamente niente, anche se sudo, magari mi va via un pezzettino più in qua, però cerco di passare come si chiama? Non la terra, passo la cipria. Passo la cipria e ci passo su la matita e poi ho il risultato assicurato. Questo qua costa pochissimo, funziona veramente bene, ve lo consiglio. Altri che ho a casa, che ho usato negli ultimi tempi, che poi mi sono finiti, questo qua, dell'Essence, non so se c'è ancora, come vedete, guarda. Questo non ve lo consiglio perché fa veramente cacare, perché... Come vedete, il colore non è abbastanza chiaro. Questo qua sono per le ragazze magari bionde o per i sopracciglia chiare. Per me, per la mia tonalità, perché come sapete, i sopracciglia devono essere due tonalità più dei capelli. Se c'hai i capelli biondi, ovviamente tendente al castano. Io che ho i capelli rossi, cosa faccio? Metto la matita di colore comunque castano e ci metto un po' di colore, un po' di, come si chiama, di pigmento. Rosso solamente la parte centrale perché così non sembro una clown. Perché mi ricordo una volta usavo proprio come si chiama? Un pennello rosso, però me lo prendevo da qua fino qua sotto. Dopo un po' che ce l'ho, veramente sembro un clown. Orribile, sta malissimo. E quindi ho scoperto la maniera giusta per metterlo senza sembrare esagerata, ma senza rovinarti il trucco in generale. Li metto praticamente solamente dalla parte centrale, o la matita rossa, quella classica per le labbra, oppure il pigmento che non mi viene in mente, il colore, un colore, un ombretto, eccolo, un ombretto qua in mezzo, quindi state benissimo. Comunque, altri strumenti, io ad esempio ho questo qua, ce l'ho da anni perché come vedete è consumato dal tempo. Questo qua mai usato, lo uso magari più che altro per truccarmi piuttosto di fare i propri sopracciglia. Questo qua è bello, io lo uso con questo pennello qua, e funziona perfettamente. L'unica cosa che vi consiglio col caldo, magari col freddo no, però col caldo mi raccomando, cipria. Cipria poi usate sopra questo. Ovviamente questo qua è fondamentale per i sopracciglia, sia quando li facciamo che quando ci trucchiamo, è fondamentale il pennellino. E poi questo qua della Cartis avevo preso questo qua che ha il pennellino così, che fa in questo modo, così, tipo fa l'effetto pelini così, non so se riuscite a vederlo, lo vedete? Guarda, non so, non riuscite a vederlo comunque, fa l'effetto pennellino, cioè peli, non so, così, sì, così probabilmente, questo qua. Se vi piace questo effetto, ve lo consiglio, però a me non mi è piaciuto per niente perché, come vi ho detto, io il problema non ce l'ho proprio nella forma dei sopracciglia, ma la parte iniziale. A me la parte iniziale, sapendo che ce l'ho rotonda, non proprio quadrata, non mi piace e questo coso qua a me non mi aiuta per niente. Non mi piace, per me non piace, magari a altre persone piace, per me proprio no. Infatti, mai usato, ho usato 2 o 3 volte, ma... Croce sopra, non lo uso mai, ma vi parlo di un altro, questo coso qua, di questo che è fatto così. Dunque, che dire, non mi piace neanche un po', non mi è piaciuto, non mi piace, non so quanto l'ho pagato all'incirca sul 5 euro, non mi è piaciuto
Per niente. Dunque, ho scoperto un altro sistema per farlo fuori, per non buttarlo, perché io è difficile che butto via la roba. E prenderlo in questo modo col pennellino e passarlo. Non so se riuscite a vedere. E passarlo così, in questo modo. In questo modo qua. Potete utilizzarlo. Comunque, io sapendo che ho questo qua di Essence, questo qua lo lascerò, lo userò prossimamente. Però tra questo e quello di Essence, io prendo questo Forever. Questo qua economico, funziona perfettamente, dura tutto il giorno, costa poco, come vi ho detto che il motivo principale. Costa poco e funziona, quindi io vi consiglio questo senza nessun problema, senza pensarci due volte. Allora, questo pennellino io lo uso per quando, vi ho detto, lo uso così solo quando ho qualche uscita o devo fare il trucco particolare, ma il trucco di tutti i giorni, io sono appena tornata adesso dal lavoro. Il rossetto l'ho messo dopo perché tanto devo mettere la mascherina. Il rossetto non ci metto niente, metto un burro cacao e boh. Ho messo il rossetto per voi per sembrare un trucco completo. Ma il rossetto io ne ho più di cinquantina, ne uso pochi perché non mi ricordo mai. Mi ricordo solo quando devo uscire. Comunque, torniamo a noi. Il pennello, pennellino questo qua, serve che quando disegnate i sopracciglia volete farli più definiti. E quindi si usa il pennellino col fondotinta o col correttore e si allinea di qua per dare la forma giusta. Io non ho assolutamente niente perché. Appena tornata dal lavoro, non vado truccata così per andare a lavorare. Questo qua è un trucco che faccio di 10 minuti, oramai sono esperta. Comunque, per i sopracciglia, per farle a casa, vi serve una pinzettina, dei forbici, questi qua, e io uso la ceretta. La ceretta questa qua io la uso solo per i baffetti e per sistemare bene bene i sopracciglia e togliere proprio i pelini intorno agli occhi. Bella gente, spero che vi è piaciuto il mio video. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Instagram, su Facebook e niente che dire. Alla prossima, spero che vi piacciono i miei video, che passate una bellissima giornata oppure una bellissima serata. Ciao, bella gente!